in esclusiva su Dark Vanities. Ragazzi, ben trovati in live. Un attimo, perché sto sistemando delle cose, tanto come aspettiamo gli altri spettatori. Quindi almeno 5 minuti di silenzio, perché stiamo aspettando che le persone arrivino sulla live. Questo non inizia subito il discorso. Fatto. Parliamo di Hermione. Allora, ok, bando alle ciance, cominciamo con Hermione. Stavo dicendo prima che Hermione Granger è un personaggio che è stato un pochino svalutato in quanto... Ok. Stavo dicendo che Hermione Granger è un personaggio che è stato un pochino svalutato nel corso degli anni, perché ci sono due caratteristiche principali che la rendono un personaggio dibattuto e quindi non molto chiaro, cristallino dal punto di vista fisico e dal punto di vista del suo finale nel percorso narrativo. Ora, noi nel primo libro, in Harry Potter e la pietra filosofale, ci troviamo davanti a una bambina di 12 anni che nasconde le proprie insicurezze. Vediamo se si sente bene il microfono. Sì, si sente dunque. Hermione, quindi ci troviamo davanti. Un personaggio ambiguo pur nella sua positività, ci troviamo un attimo davanti a un personaggio ambiguo. Perché? Perché nella pietra filosofale, ovvero il primo libro, la protagonista, la comprimaria, come la volete chiamare, la nostra maghetta preferita, compare come un personaggio tormentato e al contempo molto molto sicura di sé. Appare come un personaggio sicuro di sé per mascherare le proprie insicurezze. Sarà capitato anche a voi di ottenere dei riconoscimenti anche dopo tanta fatica o anche a caso, però pur nel successo o nella gloria del momento rimanere lo stesso un pochino insicuri e avere un pochino di ansia dentro di sé. Qualcosa che non mostriamo all'esterno. Ed è proprio qui che sta l'ambiguità, la doppiezza, se vogliamo chiamarla, di Hermione. Abbiamo la Hermione maghetta, che si presenta come un personaggio sicuro e di supporto, ma anzi quasi proprio la protagonista. Harry, senza Hermione, non andrebbe molto lontano già dal primo libro. E io qui voglio parlare poi proprio del rapporto tra Harry e Hermione. Hermione è un personaggio molto dibattuto, perché innanzitutto il colore della pelle. Abbiamo visto nell'adattamento teatrale Harry Potter and the Cursed Child, la maledizione dell'erede, abbiamo visto che Hermione viene mostrata come una di colore, ovvero nera, da una attrice, credo che sia africana o afroamericana, e questo implica che Hermione non riesca a esprimersi in tutta la sua completezza. Perché? Perché Hermione perché non dovrebbe essere di colore o asiatica e dovrebbe essere anglosassone come Harry e Ron? Perché semplicemente darle un volto e quindi delle sembianze, non so, di colore o comunque non caucasiche,
un pochino priva il personaggio della sua interezza. Perché? Perché Hermione, come sapete, si fa in quattro per aiutare gli elfi domestici attraverso il CREPA, che è il comitato, non mi ricordo esattamente per cosa stanno le lettere, ma vuole aiutare gli elfi domestici ad affermarsi e vuole aiutarli a non essere più schiavi o servitori dei maghi. Questo ci riporta alla situazione degli operai, che devono essere salariati a fine 800, all'inizio 800, ma anche adesso, delle persone che sono sottopagate e costrette a tempi di lavoro, ore, ad esempio 12 ore al giorno, 15 ore al giorno, o addirittura pensiamo ai bambini che lavorano in Africa o anche in Cina. Insomma, da qualche parte ci sono dei bambini che lavorano, fanno ad esempio le Nike, fanno delle cose per noi occidentali, e noi non sappiamo niente. Stessa cosa, gli elfi domestici fanno fatica. E quindi lei, Hermione, deve essere bianca, innanzitutto, perché nel libro si fa molto riferimento a Hermione arrossisce, Hermione impallidisce, e queste cose non possiamo averle in una persona che non è di carnagione chiara, quindi d'avorio, o dorata, ambrata al limite, ma non li basta neanche, perché Hermione arrossisce, impallidisce, insomma, ha degli moti, delle reazioni fisiche che non troveremmo in una persona afroamericana di colore, no? O in un cinese. Per questo Hermione deve essere bianca. Punto 2, secondo punto, Hermione dovrebbe essere bianca perché Hermione dovrebbe essere bianca. Aspetta. Ecco, sto testando un attimo il microfono. Se da qui si sente bene. Ok. Hermione dovrebbe essere bianca perché il suo personaggio ha un moto rivoluzionario, e quindi lei aiuta gli elfi domestici, delle persone nate babbane e in mezzo sangue, ad affermare la propria unicità e quindi a emanciparsi. Sarebbe come dire che una persona di colore, come Malcolm X, come Nelson Mandela, aiuta le persone di colore, oppure una persona bianca, io non sono proprio bianco, però le persone bianche, una persona, che ne so qui, un italiano, si mette ad aiutare gli immigrati. Mettiamoci in questo caso, in questa posizione. Quindi, una persona, un italiano, si mette bianco, si mette ad aiutare gli immigrati. Questo è un simbolo, di... Ok, quindi questo è un simbolo della presa di coscienza. Questo è un simbolo della presa di coscienza che permette al personaggio di svilupparsi in maniera più logica, di dare un motivo alle sue azioni e soprattutto di renderla migliore, perché diceva, cioè Malcolm X, Nelson Mandela, aiuta le persone di colore del proprio paese, America o Africa. C'è un senso, se una persona italiana si mette ad aiutare gli immigrati è ancora meglio, e quindi Hermione bianca farebbe ancora più impatto e risponderebbe alle esigenze della presa di coscienza, come dicevo, del fatto che una persona si pone degli obiettivi anche in relazione a qualcuno che non appartiene proprio alla sua etnia, o nel caso di Hermione gli elfi domestici non sono degli esseri umani, sono delle creature, no? Magiche, e quindi il suo colore della pelle deve essere bianco o chiaro, ma non può essere nera di colore, nero, ok, non può esserlo perché impallidisce, arrossisce, e quindi non è ammissibile questa cosa, che è un po' ipocrisia, come quando nelle serie TV deve comparire per forza un personaggio di colore. Questa è, ad esempio, ci sono certe serie TV ambientate nel nord Europa,
in cui non ci sono personaggi di colore, non perché non ci siano gli africani lì nel nord Europa, ma perché ogni cosa ha i suoi modi. E quindi io non sono contro le persone di colore, non sono razzista, ma Hermione bianca ha un senso più umano e più impegnato. Ecco, questa è la parola, è impegnata, si prende l'impegno e l'onere di agire in questo senso. Poi, punto secondo, abbiamo chiarito il colore della pelle. Capelli castani, anche i dentoni come me, così. E capelli castani, crespi, se poi si rifallisci qualche volta, ma di solito li tiene normali, crespi o ricci, insomma, sono proprio bellissimi da vedere. E noi siamo disposti all'inizio, percepiamo come un personaggio fisicamente così divertente, simile a un castoro, ma poi pian piano la vediamo crescere, diventare nell'adolescenza e quindi iniziamo a percepirla come una ragazza carina e bella. Quando anche Madame Chips le sistema i denti, nel quarto libro diventa ancora più gradevole, e quando si fa i capelli lisci, magicamente, con un'azione magica o non magica, lei diviene ancora a tutti gli effetti una ragazza carina. E quindi dicevo che noi siamo ben disposti verso Hermione, non tanto per la sua bellezza, che ovviamente traspare dal film, dall'adattamento cinematografico, ovviamente si mostra capace di trasmettere empatia nel momento in cui Hermione si impegna socialmente, ma soprattutto supporta Harry e Ron nelle loro imprese, nelle avventure che vengono un po' descritte in questi libri. Nei film, ovviamente, l'influsso di Emma Watson ha influito soprattutto anche su di me quando ero da bambino. Io prima ho visto i film nei primi anni 2000 e poi in seguito, verso il 2000, che anni erano? 2008-2007, ho iniziato a leggere i libri. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che Hermione, al di là del colore della pelle, del fatto che si impegna socialmente a favore degli elfi domestici e dei mezzosangue, io voglio trattare in questo video la shipping con Harry, perché Hermione avrebbe dovuto mettersi insieme a Harry, e quindi poi, indipendentemente dal fatto che poi diventerà ministro della magia alla fine, come scopriamo con quella sorta di spin-off, continuazione, The Cursed Child, abbastanza orribile, lo sapete meglio di me, lei voleva mettersi insieme a Harry perché per acquisire maggiore importanza, secondo me. Io l'ho percepita un attimo messa da parte verso la fine del settimo libro, e il suo viaggio con Harry avrebbe potuto essere un pochino più lungo. Avrebbe potuto essere un pochino più lungo. Andiamo con ordine dal primo libro, quindi Harry incontra Hermione e Ron, fanno amicizia a Hogwarts, questa scuola di magia in Inghilterra. E cosa succede? Che all'inizio Ron non sopporta Hermione, ma anche Harry è un pochino più partigiano, non è partigiano, è più neutrale, diciamo che inizia a provare simpatia per lei, anche se Hermione ci sembra anche a noi un pochino insopportabile, perché continua quella fissa di seguire le regole, di non violare niente e di seguire la propria regina, la propria linea guida, e si mostra preparata su tutto, e ha sempre la risposta pronta, è quella capace, la migliore della classe, è un po' come ero io a scuola, e per questo ha pochi amici, se non nessuno addirittura. E cosa fa? Lei diciamo che segue le proprie linee, e fin quando incontrerà il troll nel bagno delle ragazze la notte di Halloween, il primo libro,
questo cambierà un pochino il rapporto che ha con Harry e Ron come tassello definitivo al mutamento graduale che si ha nel corso della narrazione, ovvero Harry si avvicina di più a Hermione e Ron un pochino inizia a cogliere gli aspetti utili della ragazzina. Ora, perché lei ha 12 anni e loro 11, quindi è un anno in più, quasi, perché lei è nata, se non sbaglio, il 25 settembre, quindi a Hogwarts possono essere ammessi dei nuovi allievi che abbiano compiuto 11 anni entro il 31 agosto di un determinato anno, no? E quindi lei, avendo compiuto gli anni a settembre, viene inserita nell'anno prima e quindi con i ragazzini più piccoli di lei. Questo è un aspetto che la Rowling non ha abbastanza trattato, ma che a mio avviso ha anche il suo rilievo un pochino, che lei sia un pochino più grande rispetto a loro e soprattutto nell'aspetto femminile, nell'adolescenza che si viene a creare. Perché Hermione non, cioè lei entra pian piano nell'adolescenza mentre Harry e Ron sono i maschietti un po' che Harry e Ron sono degli adolescenti che non si fanno tanti scrupoli, no? Anche nel rimbeccarla, nel andare un pochino anche contro di lei all'inizio, ma poi anche prendono le distanze da quella sua eccessiva scrupolosità verso le regole, le leggi della scuola. Ma questo ci riporta al mutamento graduale e all'amicizia che si crea tra loro. Perché? Perché Hermione pian piano inizia a rendersi conto che ci sono delle situazioni in cui può tranquillamente mettere da parte il fatto che stia violando delle regole, che quindi stia andando anche contro i propri principi, in nome di un obiettivo comune dei suoi amici, di Harry e Ron, per vivere le loro avventure. Questo significa che se il loro obiettivo è eroico di salvare la scuola, impedendo a Voldemort di prendere la pietra filosofale, lei li aiuterà pur, nel primo libro li aiuta pur violando alcune regole, quindi non andare al terzo piano perché è proibito, non andare qui, non fare questo, non fare quello. E quindi lei è di supporto in questo senso, mette da parte i propri principi in nome dell'amicizia. E questo è un grande, grande, grande passo in avanti nell'evoluzione del personaggio, che abbiamo già dal primo libro, mentre gli altri due pian piano si evolvono. Lei ha già subito questo scatto dai momenti iniziali in cui si fa vedere come un personaggio macchiettina, no? Una sorta di macchiettina, noi la vediamo tridimensionale e ci mettiamo nei suoi panni e pensiamo cosa pensa adesso, allora, cosa faremmo noi se fossimo lì, continueremmo a seguire le regole oppure le metteremo da parte come fa lei. In questo senso Hermione è un personaggio magnifico perché è ben caratterizzato, ma a mio avviso manca di alcuni passi. Questo non significa che non sia bella, perché, come sapete, Hermione è il mio personaggio preferito in assoluto, e se dipendesse da me mi appiccicherei un poster qui e mi metterei la camaglietta con Hermione sul petto. Al di là degli scherzi, dicevo, al di là degli scherzi, Hermione ha questo passo in avanti, evoluzione, che la rende un personaggio di supporto, senza la quale né Harry né Ron andrebbero molto lontano, né parlando degli aspetti scolastici, quindi dei compiti, perché lei è quella più preparata, come ho detto prima, è quella soprattutto io, la sapientona della scuola, e questo la rende ottimale perché lei si mette in gioco di supporto e gli aiuta a superare i vari ostacoli che si presentano nel corso delle narrazioni dei 7 libri. Se non fosse per lei, loro due non andrebbero molto lontano, Harry e Ron.
sarebbe stati magari che insomma, non avrebbero superato certi ostacoli, quindi non avrebbero poi decifrato certi enigmi, e non sarebbe poi successe certe cose positive che poi ci sono successe, quindi il compimento delle missioni. Questo per dire cosa? Questo per dire che Hermione in realtà è il personaggio principale di tutta la saga. Ok, Harry è il personaggio protagonista e intorno a lui verte tutto, quindi un po' il sole attorno a cui tutti i pianeti e le situazioni orbitano, ma questo non significa che Hermione non sia altrettanto valida e che abbia una storia altrettanto interessante. Magari non le sono morti i genitori, ma i genitori sono dei babbani, ovvero degli esseri umani non dotati di poteri magici. Questo significa che si apre una grande sipario che la Rowling non tratta minimamente, ovvero il fatto che Hermione abbia avuto a che fare con un cambiamento. Nella sua infanzia ha dovuto scoprire i propri poteri magici, non ha avuto persone attorno in grado di trattare questo argomento, non ha potuto informarsi. E chissà come si è sentita al compimento degli 11 anni quando ha ricevuto la lettera da Hogwarts, come Harry, un po' incredula, ma poi si è preparata. Insomma, ha voluto subito dominare quel campo per sentirsi più sicura di se stessa. La grande insicurezza di Hermione ha origine da qui, dal fatto che gli altri la vedono come una mezzo sangue, una nata babbana, quindi un pochino come le persone quando guardano i disabili, o non gli immigrati, ma diciamo quello che sia verso i disabili, o le situazioni della diversità. Quindi Hermione è diversa. Harry è un eroe, celebrato, celebrità, ma Hermione incarna la diversità in sé. Ha il percorso in cui deve affrontare il cambiamento, e mostrarsi per quella che è, ovvero gettare pian piano la maschera di ragazzina boriosa, di quella che so tutto io, la sapientona, e rendere veramente effettiva la rivelazione di Hermione, cioè chi è lei veramente. È una ragazza un pochino timida, non pronta per stare insieme a qualcuno, quindi magari non ha mai avuto un ragazzo, poi pian piano inizia a esplorare questo campo con Victor Krum, un pochino Ron, ma anche Harry in sé, hanno una sorta di amicizia quasi che sfiora a momenti l'amore platonico, diciamo un amore fraterno, che poi avrebbe potuto evolversi in qualcosa di più, ma non è successo. Ora la Rowling si rimangia tutto, dice sì, avrei dovuto farli sposare, farli mettere insieme adesso, avrebbe dovuto pensarci prima, perché se Ginny è una buona compagna per Harry, si rivela essere dura, prende l'iniziativa quando viene un po', insomma, si completano. Hermione in realtà capisce Harry nel profondo. Poi secondo me Ginny Weasley aveva una sorta di connessione con Harry, perché entrambi hanno ospitato una sorta di Horcrux di Voldemort. Questa è una sorta di mia piccola teoria, fatemi sapere cosa ne pensate. Al di là, aspettate un attimo. Aspettate un attimo, perché sto cercando di attirare degli spettatori.
Ok, quindi Hermione ha questo percorso di crescita in cui lei si mostra determinata e prende iniziative importanti come la fondazione del CREPA, il comitato per non mi ricordo, comunque per aiutare gli elfi domestici, e stavamo parlando del suo percorso sentimentale. Abbiamo prima trattato la questione fisica, dell'aspetto fisico, perché deve essere bianca. Poi abbiamo trattato la sua diversità, quindi il fatto di essere una mezzosangue, che abbia avuto un passato, no? Noi non sappiamo quasi niente del passato di Hermione. Sappiamo che è figlia unica, sappiamo che è figlia dei dentisti, stop, non sappiamo nient'altro. Come si è sentita nel avere poteri magici, come si è sentita nel dover lasciare, non so, la scuola che frequentava prima, non so, avere degli amici, che ne sappiamo? Mica anche noi abbiamo degli amici elementari, no? E quindi magari lei li aveva, e che ne sappiamo? Non sappiamo niente di queste cose. Avrebbe potuto con Harry esplorare maggiormente questo aspetto. A mio avviso avrebbe potuto. E in questo senso lei avrebbe dovuto avvicinarsi ancora di più a Harry, so che loro due sono già vicini e in sintonia, a volte anche sono in conflitto per motivi esterni o perché ognuno tiene all'altro, quindi perché si vogliono bene, allora un pochino si mettono a litigare invece di ignorarsi, no? Perché lei avrebbe dovuto mettersi insieme a Harry invece di stare con Ron? Perché innanzitutto con Ron, come notate, è sempre un conflitto tira e molla che li riporta sempre a litigare, a battibeccare su ogni questione. Mentre Hermione, dal canto suo, con Harry ha un rapporto più fraterno, più genuino, meno quasi materno certe volte, ma meno accidentato, diciamo, rispetto a quello che ha con Ron. Quindi il fatto che poi loro due si mettano insieme e sposarsi, lei e Ron, sarebbe una cosa abbastanza dura da vedersi, e secondo me avviene dopo un pochino forzatamente nei romanzi, ma anche nei film soprattutto. Ad esempio, nella Pietra Filosofale abbiamo visto come Harry e Hermione insieme vivono alcune avventure, ad esempio quando portano il drago d'orso rugoso di Norvegia, Norberto, il draghetto che aveva Hagrid, e lo porta nell'aspetto in cui lo salvano questo draghetto facendolo andare via dalla scuola, e quindi loro due insieme viranno alle regole e un'avventura notturna. Poi nel secondo libro, nella Camera dei Segreti, il loro rapporto un pochino evolve, ma Hermione tiene un pochino ancora le distanze, è più grande rispetto agli altri, quindi magari è già adolescente, mentre loro si affacciano pian piano a questo universo. E lei, Hermione, si dà da fare con la pozione polisucco, ma anche a trovare gli indizi che poi la portano a capire che in realtà si tratta di un basilisco, il mostro che c'è nella camera di Salazar Serpeverde, no? Nella camera dei segreti è un basilisco. E lei ci rimette in prima persona quando viene pietrificata, vedendo il mostruoso basilisco arrivare da dentro lo specchio. Lei lo vede riflesso nello specchio e viene pietrificata. Però nella mano ha un messaggio che Harry trova, quindi lei è sempre funzionale rispetto alla trama e non va mai, 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 mai messa da parte. Nel terzo libro, di nuovo, lei e Ron hanno lo scontro, lei ha un gatto chiamato Gratta Stinky, parlo del prigioniero di Azkaban, Ron ha il topo Crosta, un topo che poi si rivela essere Peter Minus, e il gatto è sagace, perspicace come Hermione. Ma lei sono un pochino gli aspetti che contraddistinguono Ron e Hermione nel battibeccare per tutto il libro. Mentre con Harry lei ha un atteggiamento molto diverso, dicevo quasi fraterno, e insieme si mettono a salvare la situazione, ancora una volta salvano la situazione attraverso la giratempo che Hermione tira fuori così dal ciondolo che è la piccola sfera
a forma di orologio li sveglia, che li riporta indietro nel tempo per salvare Sirius Black e Fiero Picco. E in questo libro notiamo l'impegno sociale che Hermione ha nei confronti degli indifesi, e quindi di Fiero Becco, questo ippogrifo che si mette nei pasticci a causa di Malfoy. Sempre tornando al discorso di Harry e Hermione, c'è Draco Malfoy, alcuni dicono che avrebbe dovuto mettersi insieme a Hermione. Parliamo di Dramione, cioè Draco e Hermione insieme, la shipping. Questo non sarebbe dovuto accadere perché sono incompatibili, nel romanzo non c'è scampo, non possono stare insieme, non è che è il destino, il fatto è che caratterialmente sono via, non si stanno insieme. Lei e Ron sono opposti, magari potrebbero attrarsi, ma lei e Draco proprio non esiste. Intanto parte di lei e Harry nel quarto libro hanno di nuovo una grande situazione di avvicinamento quando Ron abbandona il gruppo gelosito dal fatto che Harry diventi uno dei campioni per il torneo tre maghi nella scelta del calcio di fuoco. Questo avvicina Harry e Hermione ed è un momento bellissimo che nel film non viene trattato abbastanza, nel libro invece sì. E poi la Rowling gioca sul fatto delle aspettative e la suspense che vorrebbe Harry e Hermione che stessero insieme, e quindi c'è Skeeter, c'è Draco Malfoy, perfino Silente un pochino si mette sotto, e anche la mamma di Ron, la signora Molly Weasley, si mette, tutti pensano un pochino che questi due si metteranno insieme, alla fine lei starà con Victor Krum e Harry andrà dietro alla cinese Cho Chang, personaggio orribile, ma non perché cinese, ma caratterialmente orribile, che io non ho mai sopportato. E quindi nel quarto libro dimostra una grande preoccupazione nei confronti di Harry, anche un avvicinamento, e qui proprio per la prima volta la vediamo adolescente, proprio nel pieno dell'adolescenza, quindi ci sono i problemi dei teenager, sentimentali ma anche non, e la troviamo con i capelli lisci, quindi le vengono ridotti i denti, quindi una Hermione un pochino più cresciuta ed evoluta. È nel quinto libro che Hermione dà un pochino il meglio di sé, quando nel quarto ovviamente inizia a fondare il Crepa e a interessarsi degli elfi domestici, ma ovviamente la questione viene dibattuta di più nel quinto libro, quando Hermione deve aiutare le persone, cioè deve aiutare il gruppo e l'ordine della Fenice a superare gli ostacoli, quindi Dolores Umbridge, ma non solo, Grop, i centauri, Voldemort, i mangiamorte, il fatto che Harry venga considerato un bugiardo. Quindi è una volta fondamentale e salva la situazione verso la fine, quando Umbridge li cattura, lei e Harry. Anche qui nel libro viene chiaramente spiegato che il fatto che lei vada con Harry violando proprio la regola massima di non infiltrarsi, di intrufolarsi nell'ufficio della preside, che ha sostituito Umbridge, ha sostituito Silente, l'ha mandato via in pratica, costretto alla fuga, ci mostra quanto Hermione sia leale nei confronti di Harry, quanto i due si vogliono bene, e il fatto che poi quando Hermione viene abbattuta da Dolohov viene fatta svenire con il colpo di frusta, e Harry se la prende sulle spalle e non la vuole abbandonare, ci fa proprio capire quanto i due si vogliono bene. Nell'avventura che ha avuto con Harry da solo mentre Ron vinceva la sua prima partita di Quidditch, vinceva per la prima volta nel 15 durante l'anno, Harry era stato a Harry era stata negata, no, la possibilità di giocare, quindi Ron si assume questa responsabilità.
lui diventa portiere e Hermione e Harry vengono trascinati via da Hagrid verso la foresta proibita, dove incontrano i centauri ma anche il gigante Groff, che si affeziona a Hermione e la chiama Hermione. Non posso urlare perché ci sono persone in casa e non posso esprimermi con tutta la creatività. Il resto Hermione, quindi Hermione e Harry hanno questi momenti che sono molto utili. E momenti abbastanza utili nella trama che potrebbero farli avvicinare. Ho visto un interessante sito, su un sito c'era un pochino forzata, però c'erano degli buoni stimoli per far capire come Harry e Hermione si sarebbero messi insieme nell'ordine della Fenice, ma poi non accade. E questo ci fa capire il loro legame, quanto in realtà sia solido rispetto al legame di Harry e Ron, ma anche rispetto al legame di Ron e Hermione. Mettiamo un pochino sempre Ron in contrapposizione a Harry, così, perché loro due sono amici per la pelle, ma Hermione non è un ostacolo, quindi non crea un triangolo tra loro, se non forse nel settimo libro. Parliamo ora del Principe Mezzo Sangue, che è il sesto libro. Hermione ha un ruolo di coscienza, come al solito per Harry, ma pian piano la Rowling, che gioca a fare Dio, si mette lì a mettere cenni velati, più o meno velati, insinuando un'attrazione reciproca a Ron e Hermione, qualcosa che potrebbe ma anche non potrebbe esistere, e che se esiste sarebbe temporaneo. Il fatto che loro due poi si sposino è abbastanza assurdo, però voi potete anche avere un parere diverso, fatemi sapere cosa ne pensate qui nella chat adesso, se vi state seguendo, oppure sotto nei commenti. Comunque, stavo dicendo che Harry e Hermione sono Harry e Hermione nel sesto libro, insomma, Hermione acquisisce un ruolo più insomma, si mette un pochino più in gioco e la vediamo più spesso, perché se nel quinto libro iniziavamo proprio a vedere quello che fa, quindi Harry la osserva, no? Quando scrive la lettera a Ron, quando fa certe cose, quando guarda la finestra con aria tempestosa, quando si arrabbia, quando è felice, quando è divertita, quando è triste. Nel sesto libro troviamo che Harry e Hermione si trovano ancora una volta allontanati da Ron, perché Ron si mette con Lavanda Brown, che è un'altra ragazza del loro anno, e Hermione non lo sopporta, e questo potremmo anche capirlo, però questo fatto ci rende abbastanza ridicolo, perché poi lei durante la festa del Luma Club di Luma Corno invita McLaggen, che è il rivale di Ron, nel Quidditch, ma anche sentimentalmente quasi, perché lui, McLaggen, si illude che Hermione sia in barbita di lui, mentre in realtà è il suo intento di far ingelosire Ron, un po' come l'ha fatto con Krum. Questo fa riflettere, perché Hermione pian piano inizia a evolversi, a andare verso l'età adulta un pochino prima rispetto a Harry e Ron, anche se poi tutti i preci vengono catapultati verso la fine del settimo romanzo, ma non è immediato. E Hermione si mette nel quinto libro, volevo dire che quando Harry si rifugia nel stanzino dove c'è Fierobecco a Grimmauld Place, nella casa di Sirius Black, lei lo va a trovare, ed è l'unica che, cioè, rinunciando alla propria vacanza con i genitori, che sarebbero dovuti andare a sciare insieme, e lei invece lo rinuncia andando lei va a trovare Harry nel nome della loro fortissima amicizia, è l'unica che riesce a farlo smuovere
perché lui è convinto che possa essere una minaccia per gli altri, essendo posseduto da Voldemort, quindi ha tutto questo giro di convinzioni, di trip mentali, seguiti da una scena nel Sammungo, nell'ospedale dei maghi, e Hermione è l'unica che riesce a farlo a smuovere, e nel Principe Mezzosangue è la persona che più di tutti gli dà fiducia. Quindi mentre tutti ormai sanno che lui è prescelto, che dovrà uccidere Voldemort, lei gli fornisce un pochino le basi emotive per continuare. Mentre Silente lo fornisce degli strumenti, strumenti diciamo tecnici, strumenti concreti per superare le sfide che verranno, Hermione si mette lì a parlare, a stare in gira, a supportarlo sempre, anche a redarguirlo, e quindi gli fornisce le basi emotive per poi andare nell'età adulta e anche ne affrontare Voldemort. Nel settimo libro, ovviamente, lei, anche qui c'è un piccolo conflitto, no, tra i due, diciamo quasi intellettuale, nell'investigativo, in cui Harry è convinto che Malfoy stia aiutando il Mangiamorti per uccidere Silente. Quindi questo fatto li mette un pochino in conflitto, ma non è un conflitto mai severo e forzato come avviene con Ron, ma qualcosa di un pochino irritante, ma neanche tanto, perché alla fine Hermione è quella persona che permette al lettore che dubita veramente della cattiveria di Malfoy di immedesimarsi, e quindi la Rowling gioca con questi due punti di vista, poi smentendo il punto di vista di Hermione, perché poi Malfoy effettivamente è coinvolto nell'assassino di Aluvius Silente. Nel settimo libro c'è un discorso a parte, perché è il finale. Fred non lo tratto perché è una schifezza, non mi è mai piaciuto, secondo me non entra neanche a far parte della saga, fatemi sapere se voi siete di un altro parere. Quindi Hermione nel settimo libro si mostra attiva, emotiva, preoccupata, scandalizzata, un po' come nei libri precedenti. Ma cosa cambia? Cambia che lei e loro iniziano ad avere problemi dell'età adulta, sentimentali, ma anche nelle sfide, non sono più le cose di prima, non ci sono più gli esami scolastici e neanche le sfide che avvenivano nella scuola. Qui è quasi tutto ambientato fuori da Hogwarts. Hermione si mostra più umana, tutti i personaggi si mostrano più umani e meno maghi, ma si mostra lo stesso un lato inedito di Hermione, cioè che ad esempio sa cucinare, ci prova anche se non è abbastanza brava, e Harry non la deride mai, non la deride e spesso non la delude. Anche se la convinzione di riuscire a trovare gli Horcrux non li sostiene, la compagnia, il trio, non viene sostenuto, no, da questa convinzione sempre di riuscire a trovare gli Horcrux e a distruggerli, e Hermione cerca di spingere la cosa positivamente, mentre Ron è l'opposto, che cerca sempre di mettere il bastone tra le ruote a Harry, anche sotto l'influsso dell'Horcrux, che poi trovano il medaglione di Serpeverde. Mi hanno fatto prendere il filo. Dicevo che Hermione nel settimo libro si trova davanti a un bivio, perché vediamo che quando gli altri non hanno da mangiare lei diventa un pochino più cupa, ma sopporta con Harry, e i due vengono un pochino legati da questo aspetto. Vengono legati, e quando Ron lascia il trio, sotto l'influsso dell'Horcrux, geloso di Harry e Hermione, della loro vicinanza,
e non riesce a sostenere il ritmo delle loro peregrinazioni, si trova davanti a uno scenario molto interessante in cui Harry e Hermione si trovano da soli. E io avrei fatto sbocciare lì il loro amore. Perché? Loro due si recano a Godric's Hollow, l'uno e l'altro si comprendono, anche in situazioni difficili quando Hermione piange per Ron. E non riesce a fare certe cose, non le fa più, ad esempio non mette, non, diciamo installa, non usa gli incantesimi di protezione intorno alla tenda, non di Perkins, alla tenda che usavano. Succede che Hermione non faccia, cioè Hermione a un certo punto nel capitolo 16, che è intitolato Godric's Hollow del settimo libro, quasi non la riconosciamo, non è più la Hermione attiva, sveglia, pronta a tutto, che, a cui eravamo abituati, ma è una Hermione diversa, che è quasi riconoscibile, stroncata dal fatto che Ron abbia lasciato il crimine. E qui Hermione nella sua fragilità avrebbe potuto legare tanto con Harry e avrebbe potuto mettersi insieme e quindi pian piano conoscersi in un lato inedito, quindi attraverso i sentimenti di amore e di un affetto non più fraterno ma di coppia. Al di là di queste premesse, Hermione è un personaggio magnifico e purtroppo Ron ritorna spesso, cioè ritorna dopo 2-3 capitoli e rovina questa atmosfera quasi nostalgica, perché Harry poi va a Godric's Hollow con Hermione e il momento più importante della sua vita in cui va a vedere la tomba dei genitori è proprio con Hermione, non con Ginny, insomma, anche se Ginny è capace di comprenderlo, di stimolarlo. Lui vive i suoi momenti migliori con Hermione, migliori e peggiori. Ginny è un po' di transitoria, di passaggio, mentre Hermione è capace di renderlo partecipe, e come lui è capace di sollevare lei. Infatti nei vari capitoli successivi Hermione e Harry vivono un'avventura spaventosa nella casa di Matilda Barty, in cui il serpente Nagini enorme tale attacca e Hermione distrugge per sbaglio la bacchetta di Harry. Questo è un momento che fa un pochino un conflitto, come parlavamo prima, no? Che ci sono dei momenti di conflitto tra i due, ma nonostante questo i due si vogliono sempre bene, non è che ci mettono a odiarsi all'improvviso. Un pochino Harry è impulsivo, è arrabbiato, no? Hermione invece è la persona più gentile del mondo, premurosa, che fa Hermione fa, insomma, salva Harry letteralmente dopo che sono scampati all'attacco del serpente Nagini da Godric's Hollow. Lo salva perché gli fa i medicamenti, lo colitamo, lo aiuta in questo senso. Harry, diciamo che anche se si preoccupa degli altri, fa sempre l'eroe, ma non ha questa particolarissima sensibilità dimostrata da Hermione Granger. Hermione nel sesto libro aveva davanti alla, come si chiamava, la Mortensia, no? La poezione d'amore più potente del mondo, che crea l'infatuazione, l'ossessione nei confronti di chi viene desiderato. Parla di aroma di erba tagliata, pasta dentifricia e non ricordo cosa, poi forse aspettate, lo recupero. La battuta, e ora la battuta,
quale sia. L'ho trovato. Allora, mi dice. Ho bloccato il PC, aspettate un attimo. Ecco, l'ho trovato. Lei dice: aroma di erba tagliata, pasta dentifricia e pergamena nuova. Pasta dentifricia alla menta, sì. Questo significa che l'aroma di erba tagliata, non lo so, magari fa pensare insieme alla pasta dentifricia ai genitori di Hermione, quindi alla sua città, provincia, insomma, dove vive. E alla sua vita da babbana, la vita che veniva, la vita che è fuori da Hogwarts, dalla magia. Pergamena nuova invece ovviamente alla magia e al fatto che lei sia intenzionata a fare i compiti, insomma a studiare, si è erudita, emancipata. Ma torniamo al settimo libro. Hermione dimostra una premura straordinaria. L'arrivo di Ron non fa che far uscire il suo lato peggiore, vediamo un'Hermione diversa, stravolta, sarcastica, fredda, cattiva, che si vendica contro Ron e si sfoga. Però notiamo come la Rowling sappia anche tratteggiare i momenti più critici, anche della vita sentimentale, attraverso una tridimensionalità fresca e apprezzabile, accettabile, insomma, non mai, quasi mai artefatta. Al di là di questo, Hermione poi aiuterà Harry nel trovare gli altri Horcrux insieme a Ron, ma continuano il loro viaggio, le risalva altre volte, ha delle intuizioni geniali. Arriviamo al momento in cui viene torturata da Bellatrix, un altro dei momenti cruciali della sua esistenza, della fine della sua adolescenza. In questo momento lei, sia nel film, viene proprio mostrata, non senza comunque scene sanguinose, ma è bella perché si incide sul suo braccio, così. E dovrebbe essere poi scritto in rosso, Mad Blood, ovvero mezzo sangue. E quindi che qualunque cosa Hermione faccia, non scappa da quello che è. E questa è una discriminazione fortissima che minaccia di ricevere. Ma come vediamo, lei li Dobby, un momento commoventissimo, diciamo, quasi messo a piangere, e Hermione si reinventa anche indossando i panni di Bellatrix con la pozione polisucco per la Gringotts. Quindi è disposta a mettersi in gioco sempre, sempre, sempre in prima persona, per Harry, per l'amicizia, e avrebbe dovuto mettersi con lui, avrebbero dovuto cercare di costruire qualcosa insieme loro due, pur mantenendo Ron come amico, ovvio, senza che si separassero forzatamente. Direi per finire questa live, che è durata tantissimo, e ha avuto pochissimi spettatori, mi spiace. Aspetto le vostre risposte, le vostre considerazioni nei commenti, ormai la chat non sarà più valida perché sto per chiudere la live. E niente, il mio è... Ah sì, se non mi siete ancora iscritti e siete nuovi sul canale, lo sapete, sarebbe bello che supportaste il progetto. E io sono uno scrittore, quindi vi lascio in, vabbè, non dico di sì, in descrizione, vi lascio il link per dare un'occhiata alla mia raccolta di racconti di esordio Oscure Unità, in cui io do molto spazio al femminile e do spazio al femminile e mettiamo le ragazze protagoniste ambigue
protagonista ambigue, quindi delicate o cruente, ma con un linguaggio più raffinato certe volte, oppure più sciatto rispetto a Harry Potter. Hermione ha influenzato decisamente la caratterizzazione di alcuni dei miei personaggi, in particolare di uno, e le sono molto debitori, la doppiatrice Letizia Ciampa. È una mia amica, vive a Roma. Emma Watson non l'ho mai conosciuta, ma non ammiro particolarmente le sue doti recitative in altri film, ma in Harry Potter mi è piaciuta tanto. Hermione è molto bella, è sempre bello vedere gli attori crescere pian piano insieme a noi, da quando eravamo tutti dei bambini fino ad ora, quando siamo ormai degli uomini e delle donne. Altre cose da dire. L'ultima cosa è che Hermione nel film, non so, nel libro, ma nel film, ci mette lì, nell'ottavo film, sì, Harry Potter e i doni della morte parte 2, si mette lì indecisa se distruggere l'Horcrux con la zana di basilisco, deve distruggere la Coppa di Tosca Sorso. Questo è un momento bruttissimo quando poi deve baciare Ron, e è un momento molto brutto perché Hermione si trova lì indecisa, la vera Hermione non è indecisa per una cosa nobile, si fa in quattro e lo fa. Non è che si mette lì a dire, oh, non ce la faccio, non ce la faccio. E invece lo farebbe. Quindi quel momento è stato artificiale, è lo stato puro nel film. Nel libro non so perché non ci viene mostrato particolarmente. Ci viene solo raccontato perché noi seguiamo tutto attraverso gli occhi di Ron, di Harry, anche quando nelle visioni di Voldemort. Poi Hermione poi diventerà mistero della magia. Nel film mi ha colpito molto che dice Harry che sarebbe andata con lei, con lui, scusate, con lui, nella foresta proibita a incontrare Voldemort e quindi la morte. Quindi lei è disposta a morire con lui. È una cosa bellissima che nel libro non si dice perché Harry è sotto il mantello dell'invisibilità e loro non lo vedono. Ma nel film questo accade, mi ha lasciato senza parole. Cioè, una delle ragioni per cui andrei a rivedere quel film. E Hermione quindi sarebbe disposta a sacrificarsi insieme a Harry, cioè lui per lui, cioè, capite? Per non lasciarlo da solo in questo momento difficile. Ron è un po' il suo classico babbuino rimbambito, classico maschio, quello che vorrei essere anch'io invece di essere sempre meticoloso e pedante, un po' come Hermione. E quindi lei è capace anche di creare un pathos pazzesco, come nel fine del XVII capitolo dei Doni della Morte, quando salva Harry dalla casa di Matilda. Per il resto, niente. Beh, lei ha sempre le intuizioni geniali, è tridimensionale, emotiva, pedante, pignola, ecco questa parola mi piace tanto, pignola, fa rima con usignolo, pignolo. E niente, è Hermione, quindi abbiamo esplorato perché è bianca, perché dovrebbe stare con Harry, perché la sua diversità di mezzosangue, il suo impegno sociale, le sue apparizioni, comparse e attitudini nel corso dei libri e anche dei film. Abbiamo distinto la Emma Watson da Hermione, non solo per via della bellezza, ma anche del rapporto ambiguo. Ecco. Nel settimo film c'è questa scena nella tenda quando Harry balla con Hermione, dimenticandosi un attimo degli impegni, no, che incombono su di loro, dei doveri, e è una scena magnifica perché lei dimostra umani, amici, e in quel momento secondo me avrebbero dovuto baciarsi e rivelare i propri sentimenti invece di stare lì, ma anche se quell'atto mancato, diciamo, rende del pathos, o meglio, lo fa disperdere. E nel libro ovviamente non c'è questa scena e quindi molte persone l'hanno criticata, ma anche la canzone che viene messa di sottofondo degli anni 90 per contestualizzare il tutto. Ma quindi c'è un, non mi ricordo adesso il nome, Children, c'era un treno che porta via dei bambini, quindi la tematica del viaggio, della comprensione, del confronto. Niente, ho finito. Ci sentiamo presto. Io sono Kim Matteo Camarda, siamo su Dark Mantis, parlo piano perché non devo disturbare le persone che vengono a scuola. E niente, mi ha un po' deluso che non ci sono tanti spettatori, ma io mi sono fatto in quattro con Hermione, non mi tiro mai indietro. Hermione è il mio idolo, anche il vostro. Ci sentiamo presto. E niente.
ora termino la live e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se ho dimenticato di trattare qualche aspetto riguardo Hermione, magari la pozione polisucco in cui diventa un gattino, fatemi sapere voi. Sarebbe stato anche strano il fatto che non abbia molte amiche, cioè di solito le ragazze sono sempre circondate da amiche, almeno due, lei no invece. E fatemi sapere un po' quello che pensate voi nei commenti e ci sentiamo presto. E se vi va, iscrivetevi a Dark Humanities. Ciao. Ciao. Nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico, Dark Humanities. Questo è uno dei podcast esclusivi offerti da Radio Dark Vanities, nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Io sono Kay Matteo Camarda, scrittore e perito tecnico del commercio internazionale per il marketing. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, iscriviti al canale, sostieni il progetto con un bel like, pollicione all'insù, come dicono in inglese thumb up. E non dimenticare di condividere sui tuoi social media, quindi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Tumblr, Blogger e chi più ne ha più ne metta. Buona fortuna, ciao! Al Signore Oscuro. So che sarò morto prima che tu legga questo, ma voglio che tu sappia che ho scoperto il tuo segreto. Ho rubato il vero Horcrux e intendo distruggerlo appena possibile. Affronto la morte nella speranza che quando incontrerai il tuo degno avversario sarai di nuovo mortale.